Eccoci al Villaggio per la Terra con Antonio Concilio del CIRA. Che cosa avete portato qua al villaggio? Buongiorno. Il CIRA, Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali, con base in Capua, è da sempre impegnato nella difesa dell'ambiente, in particolare con alcuni nostri progetti che avremo modo di illustrarvi in questi pochi secondi dell'intervista. Uno riguarda la piattaforma stratosferica, che è un mezzo che è ideato per posizionarsi nella stratosfera e avere un punto di riferimento fisso per l'osservazione della Terra e quindi in grado di capire esattamente quello che sta succedendo e magari anche individuare degli sversamenti poco legali oppure lo stato di salute delle piante. Un altro impegno riguarda lo sforzo nel greening, quindi nel rendere l'aviazione più pulita e meno impattante l'ambiente, e per questo abbiamo il progetto dell'ala adattiva di cui vi parlerà velocemente l'ingegnere Salvatore. Grazie mille, buon pomeriggio. Ecco, di cui ha appena parlato il dottor Concilio è questo dimostratore di winglet adattiva. L'obiettivo di questo dispositivo è quello di migliorare le prestazioni del velivolo e di consentire una riduzione dei costi di carburante, in quanto l'azione di questa winglet adattiva equipaggiata di superfici mobili è quella di ridurre il carico alare, e quindi in un futuro si può immaginare una struttura alare più leggera, quindi risparmio ancora una volta in termini di carburante. Grazie tantissimo, grazie allora, mille. Buon lavoro. Grazie a voi.